Buonasera a tutti da Lorenzo Taddei e Luca Cecconi. Siamo giunti finalmente alla settimana più lunga e intensa dell'anno. Questa sera abbiamo come ospiti Michela Malvolti, ex presidente del Consiglio di amministrazione del Palio, e Marco Padovani, anche lui ex membro del Consiglio di amministrazione attuale. Andiamo subito al dunque, diamo lettura dei cavalli iscritti alle visite di domani mattina. Buon Antonio da Claudia, Bassanova. Falco Fata Bombolina, Freelander, Grain, Internos, Intivedau, Isola Mia, Laib, Leolui, Lillos, Maleducada, Manioca, Manna de Ozzieri, Mar de Coralli, Matato, Misano de Sedini, Misteriosu, Morosita Prima, Nabilia Saura, Nanneddu, Narcisco Nassim, Ninos, Nitidea, Noioso, Nuriega, Notti Frimmesmai, Nuntereg più, Old Farm, Olimpo Solitario, Olindo Baio, Olster, Ora Basta, Orafo, Orlando Junior, Isarco, Owi, Pasciuca, Pericle, Pinta Bella e Plutarco de Bonorva. Un lotto quindi composto da 43 cavalli. Marco, dacci un commento generale su questi barberi? Io credo che ci sia intanto un buon numero, che insomma è importante. Seconda cosa, mi sembra che, ci sia un buon, che può venire veramente un buon lotto e forse anche, anche equilibrato, insomma, è quello che credo che le contrade vogliano. Quanto è stato utile eh, la soluzione del Gran Premio per la formazione di questo lotto? E sinceramente penso molto importante perché mi sembra che tanti proprietari visto il premio che avevano vinto al Gran Premio erano in dubbio o sono in dubbio fino alla fine se portare il cavallo a Ferrara o venire a Fucecchia insomma credo che sia stato importante c'è sempre comunque un dubbio su Buon Antonio da Clodia o Narcisco che comunque possono andare ugualmente a Ferrara sì, esatto, su Buon Antonio sembra quasi certo che sia Ferrara, mentre Manioca sembrerebbe invece che si presenti alla tratta mercoledì qui a Fucecchi. Salvo eventuali esclusioni dei veterinari alle previsite, quale potrebbe essere, secondo te, il lotto che i capitani andranno a comporre per questo palio? Eh, eh, sì, vogliamo eh, vedere intanto se eh, appunto Buonantonio, che è scritto nella lista, ci sarà. E comunque, anche se, in, se, ci, se ci sarà nella lista, non so se i capitani riterranno opportuno di escluderlo per, per il manifesta superiorità perché il Gran Premio effettivamente ha, ha impressionato. Oltre Buonantonio, credo che Grain eh, bisogna vedere in che condizione: se è in buona salute, insomma in che condizioni è, credo che possa rientrarci. Manioca, Manna De Ozieri, Saura che l'anno scorso è andato fuori in batteria. Ma mh, io ritengo uno dei migliori cavalli. Morosita, prima, misterioso. Quest'anno, forse mh, alle corse, non ha brillato. però, insomma, è un cavallo che a pali sempre un ha parecchio serbato. È un gioco fatto... importante. Esatto. Quindi, sì, io credo che i capitani potrebbero farlo rientrare nei 12. Nanneddu e Narcisco notti film smai che sono arrivati nel secondo, terzo e quarto insomma il in primo di Bonantoni dietro Bonantoni al Gran Premio Ora basta mi piace molto Pericle Pintadera Bella Plutarco de Bonorba hanno detti 13 insomma più o meno credo che questi qui siano cavalli per me eh, da metterne, per, per portarli alla tratta alla scelta dei capitani da contradaiolo, su quali di questi cavalli salteresti, saresti contento? Io credo che quelli che un po' è già qualche mese insomma, che se ne parla sono oltre Antonio che ho già parlato, Notti, Firme, Smaj, Narcisco, Nanneddu sono quei tre cavalli che bene o male credo che tutte le contrade vogliano e credo che chi a chi, chi andranno salteranno poi io ripeto, Nabilia Saura, Manioca, anche Manioca insomma credo che possa fare un, un bel palio, credo che insomma qui anche questi due cavalli sarei contento. Insomma. Michela, anche se da un po' di tempo sei fuori dal giro, cosa ne pensi di questa lista? Ma senti, onestamente come hai detto te, io sono ormai due anni abbondanti che non seguo più per varie ragioni le corse, per cui non mi sento di darti un giudizio di qualità perché non ho le competenze, sarebbe veramente fuori luogo. Ti posso dire che però vedendo il numero dei soggetti presenti i capitani avranno sicuramente un ottimo margine per fare una scelta ben studiata. Un numero fra l'altro che insomma premia un lavoro fatto in questi anni dal nuovo CDA che si dimostra un lavoro fatto bene perché la fiducia che è stata data loro dai proprietari pare essere molto larga, quindi insomma mi immagino ecco, la possibilità di vedere un bellissimo palio anche ben equilibrato ci possa essere. Quindi secondo la tua esperienza i capitani dovrebbero puntare a fare un lotto omogeneo e livellato oppure inserire in questo caso Buon Antonio, quindi le punte di diamante. Senti, eh, le risposte sono due ben diverse come ti puoi immaginare. È chiaro che per chi lavora un anno per garantire la presenza alla tratta di cavalli di qualità, vedere anche le punte di diamante è sicuramente una soddisfazione. Io ho sempre sperato che i capitani si orientassero nella scelta del, dei cavalli anche superiori per vedere poi in pista che cosa succede perché il palio non è mai scritto fino a che qualcuno non arriva primo, quindi non c'è mai del tutto il favorito. Normalmente quello che fanno i capitani è andare su una scelta di un lotto il più equilibrato possibile, dove c'è comunque un primo e un ultimo, però non è il super primo o il peggiore della lista da capitano, se io mi trovassi a dover mettere le crocettine, se ci fosse una sola punta di diamante, non lo so onestamente cosa farei. La lotta fra la volontà di avere un ottimo cavallo e portarmelo in stalla e la paura stessa di averci il primo della lista sarebbe una difficilissima scelta. Anche comunque per una strategia che eventualmente hanno studiato nell'inverno i capitani. Michela poche ore fa abbiamo appeso da fonti internet e quali blog di 0571foto.com che il sindaco ha nominato Renato Pircolotti come mossiere di questo, di questo palio 2012. Cosa ne pensi della scelta? Ma è sicuramente un gradito ritorno. E al di là degli eventi del 2009, il modo con cui io personalmente mi posso essere lasciata con Renato, non ho mai nascosto all'attuale dirigenza del palio che Secondo me sulla piazza è il miglior mossiere che ci sia, per cui è un'ulteriore garanzia di qualità per il palio. Poi è chiaro, le giornate no capitano a tutti e Renato Vircolotti è un essere umano come tutti noi, quindi gli può succedere come in realtà gli è successo. Però certo. insomma, sulla carta credo che non ci siano mossieri alla sua altezza. Come sono stati i tuoi rapporti con lui quando eri presidente del CDA? I rapporti con Renato sono sempre stati molto buoni sia personalmente che professionalmente, ma sempre garantito quella serenità e tranquillità che è, eh, secondo me, l'elemento principale che un mossiere deve garantire al palio. Purtroppo poi le cose si sono concluse, come tutti sapete, nel 2009, per cui a, a livello professionale il mio giudizio non è assolutamente cambiato e ce cioè, lo possono confermare tanto Marco quanto l'attuale presidente. A livello personale, purtroppo c'è stata una rottura che non è più sanabile. Ma secondo te ci sono altri mossieri all'altezza del paio di Fucecchio oltre a Renato Mircolotti? È una domanda difficile. All'altezza, secondo me, con impegno e onestà possono essere tutti. Bisogna che però ci sia un gran sangue freddo. Io credo che Renato conosce, conosca molto bene il nostro palio e ha delle dinamiche con i fantini che probabilmente altri non hanno. C'è un rapporto di rispetto fra lui e chi monta a cavallo che altri mossieri ancora non hanno. Quindi questo è un'ulteriore un garanzia in più. Poi vediamo bene anche in altri pali più grandi di noi, che non, non è che chi va a buttare giù il canap è un mossiere professionista, ma le dinamiche sono altre. Marco, te invece cosa ne pensi della scelta? Io credo anch'io, ma credo che tutte le contrade siano d'accordo sulla scelta di Renato Pircolotti. Renato effettivamente ha sempre dimostrato insomma, le sue qualità. E nel 2009 è successo quello che è successo, ma insomma, credo che, come diceva bene Michela, secondo me è, è tanta anche la fiducia che hanno i fantini sul Mossiere, e questo credo che sia importante non credo infatti che altri mossieri hanno la fiducia eh, dei fantini come l'ha Renato. quindi credo che questo sia importante insomma è una scelta difficile il mossiere eh, perché comunque ti può influire molto sulla corsa e, e non ce ne sono, è una scelta che comunque su pochi nomi perché non so quanti, cioè, non c'è tanta scelta tanta insomma scelta. quindi credo che sia la scelta insomma, giusta Bene, ora svelaci un segreto da ex membro del CDA la scelta del Mossiere la fa solo il sindaco o il CDA ci mette bocca? Ma io, dalle direttive. Io non ci ho mai messo bocca, o, o bene o meno male. Io, noi come consiglio di amministrazione, magari ne parlavamo tra di noi. Poi, ovviamente, eh, il presidente e magari anche l'assessore, si consigliava. Cioè, il sindaco si era consigliato con sia il presidente che con l'assessore. Però sinceramente io con Claudio non, non ho mai messo bocca sul nome del Mossiere e credo che per il futuro, eh, questa è una mia idea, secondo me mh, il sindaco si dovrebbe consultare con i capitani, fare una riunione non so quanto tempo prima del palio, per magari una, non che i capitani decidano il nome del Mossiere, però una consultazione magari per capire se si sono orientati magari su qualche nome. Che così almeno credo anche il sindaco si leva un po' anche di responsabilità. responsabilità. Questo comunque... è, sec è secondario, credo che sia importante insomma sentire anche la voce insomma, dei capitani. Poi comunque parlarne fa sempre bene. Infatti, sì. Ora, eh, raccontaci brevemente qual è stata la tua esperienza all'interno del Consiglio d'amministrazione. Ma io, sinceramente, sono stati due anni molto belli. Eh, Lavorare per, per il Palio è stata una, una, grossa cioè una bella soddisfazione perché per me il Palio comunque ci sono cresciuto e lavorare insomma, per 12 popoli, per 12 contrade è stato veramente una bella soddisfazione. Insomma, sono contento, credo anche insomma, di aver lavorato bene, o almeno spero di aver lavorato bene, e di questo sono contento. Mm, sinceramente, sono stati due anni belli, insomma, molto belli. Eh, a cosa sono state dovute le doppie dimissioni, quella del 2010 poi ritirata, e quella del 2011? Di no, dimissioni, dovrebbe essere una sola, comunque nel 2011. E, niente, la dimissione è stata fatta perché. Per, come dicevo prima, per il lavoro che, che va fatto mh, quando sei nel consiglio di amministrazione ci vuole tempo e dedizione veramente assoluta. E io mh, non, potevo più, non potevo più darlo, a questa dedizione, come avrei voluto. E quindi ho deciso di dimettermi di e tornare alle parti di, con, di semplice Contradaiolo della mia contrada. Secondo te, Michela, come è cambiato il CDA rispetto ai tuoi tempi? Ma senti, eh, hanno, sono state fatte delle scelte innovative che hanno migliorato molto eh, l'assetto, secondo me, della settimana del palio. In particolare mi riferisco alla scelta che io ho ritenuto fin da subito coraggiosissima di suddividere la tratta in due giorni, cioè un giorno di previsite e un giorno di corsa, perché ora chi non è dentro all'organizzazione non si può rendere conto delle difficoltà che comporta, soprattutto nella gestione dell'arrivo, ripartenza e ritorno dei cavalli. E è una scelta che io ho veramente ammirato perché un Consiglio d'amministrazione così giovane, diciamo e fra virgolette, ora non, non è una critica, ma fra virgolette inesperto nella parte proprio legata alla gestione dei cavalli, ha fatto una scelta coraggiosa che secondo me paga. Perché si riesce prima di tutto a visitare, forse, in maniera ancora più accurata, ah, i cavalli e quindi garantire dal punto di vista sanitario un lotto più mh, sicuro e dall'altra si riesce a vivere il giorno delle corse di selezione con una maggiore serenità perché quando veniva fatto tutto in un unico giorno non ci si, si arrivava a fondo non si capiva nemmeno chi erano quelli che avevano poi passato le corse o che erano stati scelti dai capitani era per tutti troppo complicato anche i capitani stessi secondo me così hanno un margine di riflessione più ampio sulle eventuali scelte da fare e, e poi ecco mh, ho notato che c'è un lavoro molto accurato sul coinvolgimento di tutte le realtà sociali del paese nella vita del palio. Ho visto anche nell'ultimo mese una serie di iniziative, anche nei supermercati, cioè, che sembrano cose di poco conto, ma quando si organizza il palio. Le cose da fare sono milioni e quindi riuscire a gestire la suddivisione dei ruoli in modo da poter garantire il giusto sviluppo a tutte le parti che compongono il palio è una gran cosa e va reso merito a questo CDA di essere riuscito, perlomeno fin qui, a farlo. Una, rima una domanda retorica hai rimpianti verso il passato? Bah, più o meno, <ride> no, nel senso se un rimpianto ce l'ho non è legato all'esperienza diciamo, all degli otto anni di organizzazione, ma è forse più legato all'illusione di aver creato dei rapporti in quegli otto anni. Rapporti che io credevo fossero rapporti veri e invece si sono rivelati poi nel tempo solo rapporti di comodo e questo forse è il rimpianto più grosso. Ho perso un po' troppo tempo a, a costruire dei rapporti mentre avrei potuto destinarlo altrove. Bene, ringraziamo Michela e Marco per la loro presenza e diamo ora lettura della programmazione del TG Palio in questa settimana. Martedì ore 13, speciale Capitani Coraggiosi. Mercoledì, giovedì e venerdì doppio appuntamento alle ore 13 e alle ore 21. Mentre sabato alle ore 13 eh, ci, sono, ci saranno le interviste ai fantini dopo la segnatura. E per concludere, domenica intorno alle ore 22, commenti a caldo sulla nostra festa. Ricordiamo che, comunque, gli orari sono indicativi o potranno subire alcune variazioni a causa dei tempi tecnici. E come al solito potrete seguirci sempre sul sito www.0571foto.com. Buon pale a tutti!